La politica al servizio della collettività è stato il tema al centro di un incontro tra associazioni e movimenti politici tenutosi al Ver Resort di Mercato San Severino, alla presenza dell'onorevole Mario Caruso, presidente nazionale di Italia Civile Popolare. La politica al servizio della collettività, cosa è emerso da questo incontro? Ma è emerso che c'è ancora una grande fascia di italiane che vorrei ritornare a fare politica vera, che è importante adesso per noi politici cercare di risvegliare loro quel senso civico e quell'interesse, perché la politica in una società civile è tutto, se non c'è una buona politica non può esserci società civile, e questo è quello che noi dobbiamo cercare di ricreare e di riportare nella gente comune, perché è da lì che parte tutto, dalla gente comune. Noi con l'onorevole Mario Caruso abbiamo trovato praticamente il politico capace, il politico bravo di rappresentarci e di rappresentare tutti gli italiani in difficoltà, le famiglie in difficoltà, gli imprenditori, i giovani, ed è l'unico movimento politico che nel suo simbolo ha messo c'è tutto il mondo. Noi non ci possiamo dimenticare, innanzitutto dei nostri problemi interni, ma nel mondo abbiamo 5 milioni di italiani che tutti i partiti politici li hanno abbandonati, per loro non esistono più. Per noi vogliamo un'Italia migliore, vogliamo essere il partito di tutti gli italiani liberi in Italia e nel mondo. Ed il ruolo della politica è proprio anche quello di dare sostegno a chi si trova in difficoltà, in particolare in un momento come quello attuale in cui la crisi economica colpisce sempre più famiglie. Di cercare assieme a persone vicine dove riescono ancora ad avere una risposta concreta, un percorso che le permette di uscire da questo tunnel. Non è semplice, però è fattibile. E io sono convinto che una persona di buona volontà riesce pure a trovare anche la giusta strada, ritornando magari a fare quelle cose che magari negli ultimi anni non ci è dato più il peso dovuto. E tutto questo è possibile se si riprende ad avere senso civico e rispetto delle regole. Iniziamo da noi stessi innanzitutto a rispettare questo, e poi penso che si troverà anche una via in tutto ciò. In realtà si è fatta una politica virtuale, una politica fatta di circostanze.